Ci sono migliaia di persone che credono in noi, per migliaia di persone siamo l'ultima spiaggia e quindi la gente si vuole informare. Addirittura questo libro è uscito a novembre 2023, due settimane fa era ancora terzo nella saggistica, quindi la gente è interessata quando si scrivono cose vere, concrete e credibili. Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, tra i protagonisti della seconda edizione del Moonlight Festival. Gratteri è uno dei magistrati più esposti nella lotta contro l'andrangheta. Sotto il loggiato Vasariano in Piazza Grande ha presentato il suo libro Il Grifone, discutendo dei temi affrontati nel testo, mettendo in luce come l'andrangheta, simile al mitologico grifone, unisca tradizioni antiche a strategie moderne, rimanendo un pericolo costante e camaleontico. Il senso di questo libro è quello di aver scritto, di aver pensato e poi scritto dove sarebbero andate le mafie da qui a 5 anni. In realtà quello che abbiamo pensato ad inizio del 2023 è già attuale, già sta accadendo, cioè delle mafie come ad esempio l'andrangheta o la camorra molto attive nel dark web, in grado di arruolare, di assumere hacker tedeschi, hacker rumeni per fare transazioni finanziarie sofisticate o per fare acquisti nel dark web o per estrarre bitcoin. Noi abbiamo delle aree in Calabria come anche in Campania dove c'è la presenza di siti per l'estrazione della moneta elettronica molto forti, molto intensi, enormi, e quindi siamo attenti e preoccupati.